Intanto vorrei iniziare prima ringraziando tutti voi per essere qui, perché abbiamo raggiunto, guardandovi ora, un numero dell'intorno ai 110 persone, che mi sembra un grande successo per un evento in una giornata di dicembre, una settimana da Natale durante la neve. E poi volevo ringraziare i co-realizzatori di questo evento, che sono il Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna. Il Comune di Bologna all'interno del progetto PAIC e Regione Emilia-Romagna con il piano telematico. E questo erano, diciamo, una cosa doverosa, essendo io il terzo organizzatore non mi autoringrazio, ma volevo soltanto citare prima di iniziare l'intervento tre cose. La prima è che il professor Falciasecca ci ha messo davanti a un tema assolutamente nu nuovo e interessante, che è quello dell'Internet delle cose. È un tema che a me è molto caro, perché quando penso all'Internet delle cose io penso che i numeri pi che sono presenti adesso in IP versione 4 sono 4 miliardi, le persone sono molto di più di 4 miliardi, ma le cose sono estremamente di più di 4 miliardi, perché ogni persona ha più cose. Di conseguenza, per fare quella funzione di commutazione che veniva ricordata prima dall'ingegner Cevenini e raggiungere tutte queste cose ci vuole un grande sforzo, e questa è anche una visione di quello che potrà essere il futuro e, perché no, di quello che potranno essere le nostre città intelligenti, digitali e quant'altro. Il secondo problema, il secondo elemento che volevo citare riguarda proprio la presentazione di Cevenini, che da un lato ci fa capire la complessità. Dall'altro ci fa capire l'inadeguatezza, secondo me, perché Cevenini ci ricordava che tutto questo nasce da un comma, di un punto, di un elemento, e non ci sono riferimenti, lasciatemi dire. Cioè, pensando di essere in buona fede, il fatto di sbagliare è semplice in questo momento, perché purtroppo non abbiamo dei riferimenti complessivi. Quando io cerco dei riferimenti, e sicuramente tutte le volte che ho un'idea, mediamente non è proprio da un punto di vista normativo del tutto corretta, mentre immagino e mi sento di dire che lo era da un punto di vista tecnico, non lo era da un punto di vista normativo, mi permetto di utilizzare Cevenini un po' come l'oracolo della risposta, permettimi Marco un attimo, non tanto di elogiarti, ma di dire che circa 2 anni fa, credo, Cevenini ha scritto delle note, invitato a un convegno che abbiamo organizzato Falciasecchi ed io a Pontecchio e Marconi, proprio su tematiche di questo tipo, e queste note, che sono anche presso il sito del Ministero dell'allora sito del Ministero delle Comunicazioni, oggi Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentano il testo di riferimento. Adesso alcuni lo chiamano la Bibbia Cevenini, adesso senza andare troppo oltre, però rappresentano il testo di riferimento in questo senso. Ecco, però malgrado la Bibbia Cevenini sbagliare è facile. Allora, io oggi posso fare due cose. Posso ringraziarvi e andare avanti sulla sessione, o fare una presentazione sbagliata, che è quella che farò, in cui do l'interpretazione, al solito mia sbagliata, provocatoria, se volete, su cui poi verrò ripreso a pranzo, ma mi fa piacere essere ripreso perché è l'elemento su cui poi si cresce, io per primo, perché io ho un problema, che sono i comuni e le province. I comuni e le province vogliono dare accesso wifi gratuito, e noi siamo qui per discutere anche di questo. E si trovano davanti a una serie di normative e vincoli che spesso non solo non capiscono, ma non vogliono capire. Allora, non a caso nell'organizzazione abbiamo cercato di chiamare qui Cevenini, che con un lucido e tre norme, a mio parere, ci ha spiegato, e con degli esempi, una serie di elementi chiari. Ora, io senza perdere troppo tempo faccio alcune premesse. Stavolta me le sono scritte perché sono un po' delicate. Allora, parto dicendo che, a mio parere, metto sempre un mio parere, la pubblica amministrazione non è un operatore di telecomunicazioni, tranne alcuni, cioè lasciamo stare il Ministero della Difesa, qui oggi credo non rappresentato, ma la pubblica non è in generale un operatore di telecomunicazioni e non ha tra i propri scopi istituzionali quello di fornire connettività. A me non risulta che nessuno abbia questo come scopo. La pubblica amministrazione può effettuare delle azioni di facilitazione per favorire che cosa? La cittadinanza digitale, intesa sia come infrastrutture che come servizi. Il problema è
dove sono i vincoli fin dove ci possiamo portare. Un'altra premessa importante è che la discussione che è in corso nel nostro Paese sulla velocità della banda larga, in realtà magari è meglio riportarla sulla discussione sui servizi, cioè su che cosa me ne faccio, perché una lunga discussione se la banda ultralarga è superiore ai 20 mega piuttosto che 100 mega, dopodiché 20 o 100 non so cosa farci, diventa un po' complicatina a dire se è giusto 20 o giusto 100. Se lo chiedete a me, io a casa vorrei 10 gigabit al secondo, sarei felice. Che cosa ci faccio con 10 gigabit al secondo? Boh, non lo so, però in questa escalation che vogliamo tutti di più verrebbe in mente questo. In realtà mi rendo conto che la velocità media che uso a casa è 1,3 mega. Quindi facendo qualche misura, alla fine con 1,3 mega sono felice. Oh, un altro elemento di premessa è che la killer application di internet è internet, quindi smettiamo di cercare di capire qual è il servizio di internet, è internet stesso, c'è poco da fare, la gente naviga e si autotrova i servizi che sono la killer application, poi qualcuno dice oggi Facebook, qualcuno ieri diceva MySpace, c'è stato un periodo remoto ben 2 anni fa in cui si parlava di Second Life, oggi morto disperatamente. Federare sistemi, metodologie e contenuti permette di realizzare sinergie significative, che vuol dire lavoriamo insieme, abbiamo una community network, cerchiamo di farla funzionare. Normative, una parola mostruosa che mi sono permesso di scrivere, soltanto per mettere una cornice molto meno chiara di quella fatta da Cevenini. Allora, da un lato abbiamo il codice delle comunicazioni elettroniche che definisce che cosa è rete pubblica e che cosa è rete privata e dice anche chiaramente quali sono le regole per un mercato libero senza turbative e è anche molto giusto quello che dice e di conseguenza credo che non è che bisogna rileggerlo ogni mattina, bisogna cercare di capire che con i soldi pubblici bisogna fare delle cose di un certo tipo e non altre. Poi abbiamo qualche altro piccolissimo vincolo in qua e là, per esempio la legge Bersani, noi siamo una società in-house, come l'Epida Spa pone chiari vincoli sulla libertà di azione della società in-house, sia in termini territoriali che in termini di attività che queste possono fare. Abbiamo il codice dell'amministrazione digitale, il CAD, che indirizza le nostre azioni verso la cittadinanza digitale, che però è su un piano molto differente dal codice delle comunicazioni elettroniche, cioè non è che dice per fare la cittadinanza digitale tu puoi fare tutto quello che ti pare e le altre leggi non esistono. E non c'è scritto questo, vi comunico che non c'è scritto questo nel codice dell'amministrazione digitale, non è scritto così. Non è di il diritto alla connessione del cittadino non è prevalente rispetto agli altri diritti e il comune non ha come unico scopo della vita questo. Poi ci sono qualche altro piccolissime cose, per esempio la legge Pisano che impone la tracciabilità delle comunicazioni con obbligo alla conservazione di tutti i log e quant'altro, che se volete è un qualcosa non banale da ottemperare. Poi c'è il garante della privacy, per esempio, che indirizza il trattamento dei log, il trattamento dei dati, il trattamento della sicurezza, l'identificazione degli amministratori di sistema, una serie di norme, fatemi dire, spesso disattese in questo momento, che però sono assolutamente fondamentali. Ecco, questo è un quadro che esula anche un pochino da quello che ci raccontava prima Cevenin. È uno, quello che ci raccontava uno degli elementi, poi ci sono gli altri. La rete Lepida, miti e non miti, così è un evento pubblico, cerco, do la mia interpretazione. Allora, la rete Lepida è una rete privata. Questa non è un'interpretazione, ma è quello che è davvero. E deve essere usata soltanto da chi ne è proprietario. Quindi io non è che prendo 17 reti private, le interconnetto fra di loro e dico questa è una rete privata. No, perché se no sto facendo un insieme di tante reti differenti e per ogni interconnessione devo chiedere un'autorizzazione e mi viene proprio da chiedere perché non è una rete pubblica tutto questo oggetto. Allora, per questo motivo, per avere una rete privata unica, Regione ha conferito, sta conferendo proprio in questi giorni all'Epida S.p.A. l'infrastruttura e gli enti stanno diventando soci di l'Epida S.p.A., quindi alla fine si configura un unico soggetto giuridico, l'Epida S.p.A., che possiede tutte le infrastrutture e che agisce all'interno di un perimetro molto chiaro. Chi è che può usare la rete Lepida? Dico probabilmente una serie di banalità, però così le dico. Allora, i soggetti dipendenti delle pubbliche amministrazioni socie, questo è l'elemento chiave. In un colloquio con Cevenini mi ha fatto un esempio che io mi permetto di riportare, che è quello dell'ufficio
con il telefono. Quando io ho la scrivania con nel mio ufficio con un telefono, chi può usare quel telefono? Beh, tipicamente io, che sono seduto da un certo lato della scrivania, e eventualmente i miei colleghi. Non è che entra un cittadino, prende il telefono e chiama sua mamma dal mio telefono, ecco. Chi può usare la rete? Gli stessi. Questo qui per dare un esempio molto banale di che cosa si può fare. Allora, quindi i cittadini, cattiva notizia forse, però la diamo, non possono navigare sulla rete Lepida. Quindi non è che io prendo un computer, lo attacco alla rete Lepida che è anche connessa a internet e gli faccio leggere la posta al cittadino. No, no, questo non si può fare. Se non per fruire specifici, particolari contenuti palesemente legati alla funzione della pubblica amministrazione ospitante. Esempio, sono in una biblioteca e sfoglio un libro che è presente in un'altra biblioteca. Allora, la missione della biblioteca è farmi leggere il libro. Tramite la rete Lepida io riesco ad arrivare nell'altra biblioteca. La biblioteca ha i diritti per quel libro e lo sta facendo sfogliare. Quindi è la carta che è stata digitalizzata e remotizzata. Esempio, sto facendo una lezione, sto fruendo di una lezione che è in un'altra aula, è in un altro posto e uso la rete. Quindi lo studente sta leggendo la lezione, vedendo quella lezione che è uno scopo istituzionale all'interno di, per esempio, un'università. Ecco, questi sono due esempi. Non me ne chiedete altri perché sono... Questi credo più o meno, ci ho preso, sì, no, chiedo, guardo. Ecco, allora, il wireless, ho capito almeno. Allora, utilizzo di frequenza ISM che non necessitano di un'autorizzazione ministeriale. Qui, così rimane anche scritto, l'erogazione di servizi in tale bande non può essere garantiti per motivi di potenziale interferenza. Ci sono io, ci può essere un altro. Questo ha delle implicazioni dirette sul servizio offerto che non può essere garantito. Cioè, dimentichiamoci di garantire sul Wi-Fi che ho un megabit al secondo e nessuno me lo può togliere. Dimentichiamoci di poter garantire degli SLA in termini assoluti, o una QoS, perché non posso, sarebbe assurdo. E ve lo dico nel senso che se qualcuno ve lo garantisce, evidentemente sta garantendo una cosa che non può garantire, sta facendo un contratto che per sua natura dovrebbe essere nullo. E questo è vero ogni volta che si usano delle frequenze di questo tipo. Altro elemento banale, l'installazione di apparati prevede un iter, cioè non è che lo prendiamo, lo mettiamo lì e lo possiamo fare. Questo iter coinvolge alcuni soggetti, il comune tipicamente, belle arti, ispettorato comunicazione. Qui c'è un dettaglio, no? Che noi abbiamo un fondo, che sarebbe l'oggetto di banalizzo di nostra proprietà. Allora, lì dentro è più facile. Quando andiamo fuori è più difficile, bisogna dirlo a qualcuno che andiamo fuori da dove siamo. E questo bisogna dirlo a qualcuno, prevede una serie di passettini. Ecco, vi do un'altra notizia incredibile. Il fondo di un comune non è una città. Cioè, non è che tutte le strade del comune sono... il proprio fondo, perché alcuni comuni dicono non c'è problema, io non devo chiedere nulla a nessuno in quanto sto all'interno della la mia città è il mio fondo, non è così. Quindi non è che se no sarebbe a dire che la regione, tutto ciò che è in regione Emilia-Romagna è della regione Emilia-Romagna, non è questo. Scusate, banalizzo sempre, ma cerchiamo. Vabbè, le frequenze di ISM sono su varie bande, c'è 5 giga, c'è 2 giga e 4, tipicamente chi fa queste reti realizza il trasporto a 5 giga e l'accesso a 2 giga e 4. Poi da qualche parte si dovrà interconnettere con la rete pubblica perché è un pochino difficile se no arrivarci in fondo. Log e accesso, deve essere assolutamente possibile risalire a chi ha effettuato il traffico nel confronto di una qualunque destinazione e a un determinato orario. Questo è uno degli elementi chiave, deve essere possibile fare questo, ci vuole questo meccanismo di tracciabilità. E questo deve essere indipendentemente dalla filiera tecnologica utilizzata, e questo è vero per un wireless internet service provider, per un internet service provider e quant'altro. Ci vuole il log dei pacchetti trasmessi rispetto a un certo IP destinatario, ci vuole l'eventuale log delle traslazioni. Se io sto collegando una rete
che ha indirizzi privati, che è diverso da una rete privata, a una rete che ha indirizzi pubblici, devo fare una traslazione di indirizzi, devo tenere traccia di queste cose. Bisogna sapere quale utente sta usando un certo indirizzo, perché alla fine io devo riuscire a dire chi è andato a vedere un certo sito, chi è riuscito a fare una certa operazione. E qui ci sono vari problemi sull'autenticazione. L'autenticazione oggi può essere diretta, con credenziali direttamente riconosciute. Il comune ha emesso delle credenziali e ha una copia del documento di identità della persona. Indiretta, con credenziali che sono già state riconosciute da un altro provider. Per esempio, io ho comprato un servizio cellulare, ho lasciato, quando ho comprato il servizio cellulare in Italia, la mia carta d'identità, il mio documento. Bene, allora io a quel punto sostengo che chi possiede la mia identità non è colui che mi autentica, ma indirettamente è colui che ha permesso l'autenticazione. Questo funziona, c'è una circolare ministeriale, sia sui cellulari che sulle carte di credito. Cellulari che devono essere messi in Italia oltre un certo anno, eccetera, eccetera. Avanzata con carta nazionale dei servizi e federata con un meccanismo che si chiama Federa, su cui oggi poi vedremo delle altre cose. Alcuni elementi, cerco di andare veloce, sul modello. Perché alla fine molto spesso arriva qualcuno a chiederci qual è un modello per noi come comune, che cosa possiamo fare e che cosa possiamo non fare. Allora, il comune chiede una connettività gratuita. Partiamo da questo, cioè vuole offrire al cittadino una connettività gratuita. Oggi immagino ci saranno delle esperienze in questo tipo. Allora, intanto, non è il comune che può fare da Internet Service Provider, e questo credo che ormai sia chiaro da tutto quanto si è detto. Quindi il comune si deve appoggiare a qualcuno. Questo qualcuno può emettere un SSID, cioè un'identificazione che in qualche modo ricordi il comune. E l'idea è di avere una parte gratuita seguita da una parte a pagamento. Il soggetto che la realizza è sempre quello. La parte gratuita avviene grazie a un accordo con il comune, la parte a pagamento è un rapporto diretto che il cittadino ha a quel punto col provider. La gratuità, tipicamente nei vari modelli che abbiamo visto finora, è limitata in tempo, 90 minuti al giorno, o limitata in scambio, 20 mega al giorno, o limitata in servizio, soltanto un certo servizio, soltanto una certa porta. Poi l'idea è, pian pianino costruisco il modello, avere operatori multipli, cioè avere per esempio un operatore aggiudicatario, adesso dirò aggiudicatario di cosa, che però consente poi al suo interno di poter erogare risorse virtuali. Io ho un access point, su quell'access point c'è la connettività gratuita che è non erogata dal comune, ma è nominata dal comune, la connettività dell'operatore aggiudicatario, eventuali ulteriori connettività che vengono date a operatori virtuali che vogliono entrare sul mercato. Quali sono i potenziali elementi messi a disposizione della pubblica amministrazione? Tralasciando i soldi, perché i soldi sono sempre un oggetto complicato, ci sono aiuti di Stato, ci sono procedure complicate, tralasciando i soldi, di cui non parlo, il primo è la semplificazione amministrativa in 30, cioè io posso dirti, tu dai gratis un po' di connettività ai cittadini, ma io ti semplifico la vita. Secondo, la semplificazione amministrativa interente. Sono io, comune, che vado alle belle arti a ottenere per te i permessi e gli spiego, visto che le belle arti hanno, cito le belle arti perché sono di solito il motivo per cui ci si mette 6 mesi in più a installare un access point, e gli cito che sto facendo un progetto territoriale che è orientato al turismo anche, e visto che le belle arti e il turismo hanno una forte relazione, li interesso nel processo. E sento da loro i pareri sul processo e modifico di conseguenza anche le situazioni sulla base di questo. Alimentazione elettrica, io ti fornisco una facility che ho come comune a fronte di questa gratuità che tu dai al cittadino. Diritti di accesso e manutenzione, ti dico che tu ti puoi attaccare a un muro che è mio. E ovviamente se ti attacchi a un muro che è mio, devi poterci andare a fare manutenzione al muro che è mio.
tante altre cose, promozione e comunicazione, adesso non mi soffermo su altre. Ho un'idea, spesso trasversale, è quella di realizzare un Walled Garden federato. Cos'è un Walled Garden? Un Walled Garden è un insieme di siti nei quali si può accedere senza, in alcuni casi, dipende dalla definizione, senza un'autenticazione, se è un sito soltanto informativo, o senza diciamo più in generale, un pagamento se fa parte di un meccanismo comunque verificato e certificato. Allora, qui l'idea è quella di andare a costruire un insieme, come pubblica amministrazione, di siti interessanti per il cittadino, di informazione al cittadino che esulino, per esempio, dalla gratuità dei 90 minuti. Il sistema deve essere scalabile. Molti comuni, con quali abbiamo parlato, ci hanno dato quest'idea. Se un esercizio commerciale vuole installare il proprio access point, oggi come fa? È molto complicato, deve trovare un wireless internet provider, ma soprattutto deve capire come erogare le credenziali di autenticazione. Bene, qualora ci sia un meccanismo di questo tipo già messo a punto, l'eventuale commerciante che vuole entrare nel sistema non si rapporta col comune, si rapporta con l'aggiudicatario della gara e può in questo modo far crescere il sistema, può tentare di far crescere il sistema aggiungendo un certo numero di access point. Potrebbe essere l'access point del bar, per fare un esempio. Questo access point del bar rientra all'interno di tutto il sistema che abbiamo visto finora, quindi c'è la gratuità del comune e quant'altro, può avere tante altre cose. Normalmente gli enti sono molto interessati a dei meccanismi di inclusione sociale e territoriale, il che significa prevedere, per esempio, l'estensione della gratuità per alcuni soggetti più deboli, gli anziani, oppure per aree particolari. Un esempio è un giardino pubblico dove a una certa ora non ci va più nessuno perché c'è della delinquenza di qualche tipo. Ecco, estendere in quelle ore la gratuità, in accordo ovviamente con service provider, l'internet service provider, consente di ripopolare quell'area. Qui il problema è come fare a selezionare l'operatore, tipicamente con un'operazione non onerosa, con il ripristino degli spazi alla fine della gestione, con anche un piano industriale, cioè occorre capire che il soggetto a cui noi affidiamo tutto questo sia un soggetto che si impegna a quella gratuità, si impegna a effettuare un servizio, ma si impegna soprattutto a guadagnarci lui in modo da sostenerlo. Se no è impensabile, cioè non dobbiamo arrivare al soggetto che sta gratis per un anno e poi fra un anno chiede dei soldi con la minaccia, fatemi dire, politica, di dire se no il servizio viene cessato e tu fai una brutta figura con i tuoi cittadini. Ecco, questo, sia ben chiaro, è uno dei pericoli. L'integrazione nativa con Federa è un elemento importante. Elementi di valutazione e flessibilità che io solo suggerisco sono l'estensione della dimensione della rete nel tempo, l'area di copertura con cui è possibile inserire nuovi siti, la flessibilità operativa della gratuità, la flessibilità operativa dei Walled Garden federati, la banda internet complessiva che offrono. È evidente che se vi dicono io gratuitamente installerò sulle vostre, diciamo, sui vostri edifici 100 access point, farò una rete e ho una banda in internet di 1 megabit al secondo, qualche preoccupazione vi deve venire perché genererete sì un sistema di gratuità, ma che farà arrabbiare moltissimo il cittadino perché non riuscirà a fruire di nessuna tipologia di servizio. Allora, qui la parola, ovviamente non posso dire banda internet garantita, perché qui c'è poco da garantire per quello che abbiamo detto prima, perché ricordiamoci sempre che se c'è un interferente vicino, il sistema può benissimo non funzionare. Un interferente vicino è anche un forno a microonde, se io mi ci metto sopra, perché siamo sempre lì. Esempio di interferente spontaneo e non controllabile, non è che chiamiamo il ministero o l'ispettorato e diciamo facciamo spegnere tutti i forni a microonde che ci sono in Emilia-Romagna perché mi danno fastidio. Ecco. Per chiudere, insieme all'EPI da SPA, cioè noi che cosa possiamo fare? Possiamo cercare di aiutarvi nella gara, nelle specifiche, nelle informazioni e anche nella validazione di determinati principi, determinate soluzioni.
parlando a volte con Cevenini, e qui chiudo, l'idea è cerchiamo di prevenire piuttosto che curare, cioè cerchiamo di vedere a priori se la cosa che si vuole fare si può effettivamente fare o di come modificarla per fare in modo che quella particolare cosa si possa fare. In tutto questo però dimentichiamoci che sia il comune, l'Internet Service Provider, che da solo faccia tutte queste operazioni. Cioè, tutto quello che vi ho raccontato prevede l'utilizzo di un operatore pubblico e prevede avere degli strumenti per convincere l'operatore pubblico a farci un po' di gratuità. Grazie. Grazie.